Siamo a Caneva di Tolmezzo, alla comunità Pier Giorgio, per la festa piccante del peperoncino. Si è conclusa da poco la raccolta e siamo qui con Pietro De Crignis, colui che ha fatto avviare un po' il progetto e che rimane comunque una figura di riferimento per questa operazione della coltivazione del peperoncino in carnia collegata con una terapia occupazionale qui alla comunità Pier Giorgio. La prima domanda è rivolta proprio alla stagione, no? Adesso sta arrivando il freddo, il che mi pare vi abbia imposto di raccogliere un po' anzitempo e di corsa in fretta e furia tutti i frutti. Com'è andata la stagione? Se si può trarre già un primo bilancio? La stagione è andata abbastanza bene perché, pur essendo state delle piogge in certi momenti che ci hanno creato dei problemi, siamo riusciti a raccogliere un 20 quintali di prodotto. Adesso abbiamo tagliato tutte le piante perché questo prossimo weekend verrà il gelo e dobbiamo un po' salvaguardare, diciamo, il prodotto che è stato piantato. E quindi abbiamo messo queste piante in un deposito in modo che non prenda freddo e man mano che si vanno avanti la maturazione le raccogliamo, le trasformiamo. Ecco, adesso è già passata, possiamo dire, la fase sperimentale, no? Sta procedendo da qualche anno la coltivazione qui in Carnia, è una pianta, quella del peperoncino, che pare attecchire e attecchire molto bene, no? Anche magari un po' oltre quelle che erano le aspettative. È stata una sorpresa anche per voi, era una speranza che chiaramente avevate all'inizio? All'inizio sicuramente era una speranza, poi ci siamo un po' allenati sul da farsi e abbiamo visto che le piante dopo 3 anni messe qua in campo riescono a venire molto bene e abbiamo scelto le piante migliori poi anche per la semina, per metterle in campo e adesso i risultati sono veramente eccezionali. Un'ultima domanda legata ai tipi. Quanti tipi di peperoncino ci sono qui nella vostra coltivazione? Noi coltiviamo circa 60 tipi per la produzione di marmellate, gelatine e secchi. E poi abbiamo una collezione privata di 150 tipi che teniamo.